Allora, salve a tutti da Mississippi Al e Washburn Steve. E siamo qui oggi appositamente attrezzati di tutto punto principalmente per mostrarvi il risultato della costruzione della Cigar Box Guitar di cui potrete leggere sul numero di giugno. Questa è la chitarra costruita, questa nelle mani di Al, e che adesso probabilmente vi vorrà dire qualcosa di più sulle Cigar Box Guitar. Probabilmente l'antesignana delle moderne chitarre, ma qualcosa di più, le chitarre che venivano utilizzate dagli schiavi neri d'America per accompagnare i canti, visto che non c'erano possibilità di permettersi delle vere chitarre, strumenti davvero particolari, dal suono soprattutto molto suggestivo. Cambiavano anche sulle corde, perché vediamo che ce ne sono tre. Molto particolari e realizzate con materiale di recupero, scatole di sigari, in questo caso una scatola di vini, giusto? Due bottiglie. Da due bottiglie, un pezzo Classico pezzo di di legno. abete, credo. Sì, Più o abete. meno, un recupero, probabilmente una maniglia di una No, porta. è uno stop da muro, anzi uno stop da soffitto. Ah, Vedrai nel fantastico. video, vedete nel video di Leonardo Petrucci dove mostra esattamente come ha riciclato. Questi sono, i tasti sono ricavati da una stampella per gli altri, una gruccia, una stampella per gli altri. Ok. Tagliati e incollati Tagliati, sopra. Fantastico. esattamente. Parliamo dell'amplificazione anche, L'amplificazione è fondamentale. che è particolare e insomma raffinata. Da come ci viene tramandato, l'amplificazione consiste in un sensore, credo piezoelettrico, e qui siamo nel grande tecnologico, di quelli che si usano negli allarmi per allarmare le finestre, quando si legge finestra allarmata, che costerà almeno 80 Sì, centesimi. credo cose intorno a queste cifre. Credo che in passato siano stati utilizzati i microfoni della cornetta, delle vecchie cornette del Sì, le telefono. pasticche microfoniche del telefono, è vero, è vero. Insomma, interessante, vi facciamo sentire, poi ci divertiamo un pochettino con Stefano e la sua washboard. Ci vuoi Washboard. raccontare dove l'hai Beh, non è che c'è recuperata? molto. Ma questa mi pare che l'ho recuperata negli Stati Uniti da giovane, ma in realtà è un L'altro asse per ieri. lavare i panni. In questo caso è specifico per i fazzoletti, vista la dimensione, ma ce ne sono di varie dimensioni, eccetera, eccetera. Ed è una cosa tipica soprattutto del sud, nella zona di New Orleans si usa molto, anche molto più complessi, con piatti, piattini, trombette. Suoniamo qualcosa? Maestro. Va bene.